presentazione di una partnership che ormai insomma è una partnership, si consolida e si consolida anno dopo anno, la partnership con Elettromeccanica Tironi, il presidente Maurizio Tironi, i due amministratori delegati Matteo e Marco, il nostro direttore generale Andrea Sartoretti, penso che insomma conosciamo già, Maxwell Holt, Janis Franciscovic, alla sua prima intervista da quando è arrivato qui a Modena. The first interview in Modena. Sì. Ok. Sì. Sì. L'italiano mi ha iniziato a masticarlo un po'. Darei subito la parola ad Andrea Sartoretti. Va bene, che faccio un saluto a nome della società. Va bene, per me è sempre un piacere, assolutamente, quando ci parliamo di sponsor, di partner, in questo caso è un rinnovo che avviene fortunatamente per noi già da un po' di anni, ormai la famiglia Tironi è diventata un'amica della pallavolo, è una famiglia che è sensibile allo sport, al sociale e a tutto quello che gravita intorno a quello che facciamo. Questa sensibilità a noi ci accomuna moltissimo, ci fa molto piacere e insieme cerchiamo di raggiungere questi risultati che danno gioia e soddisfazione a tutto il nostro territorio. Sono contento di essere venuto qua per la prima volta dopo averle fatte da noi a Palapanini in azienda, mi complimento assolutamente con l'azienda, con questa sala e con tutto quel lavoro che fanno. E magari ho detto anche, prendendovi un po' in giro, che potremmo tornare a fare anche quelle di qualcun altro, quasi sicuramente una disposizione. Vi ringrazio, ci vediamo presto al Palapanini perché domenica iniziamo contro Castellana Grotte, poi giovedì abbiamo un bellissimo turno di Coppa Italia contro, giovedì prossimo contro Verona, e quindi vi aspetto al Palapanini per poterti fare insieme. Grazie. Adesso la parola subito a Maurizio Tironi, insomma siamo, noi ci ritroviamo qui. Noi ci ritroviamo, è un piacere esserci, ci mancano un po' di patachini a cui eravamo affezionati, però speriamo che tornino, quindi stiamo a guardare se loro si trovano e se ce la fanno a rimettere i patachini qua come erano nel passato. La coppa. Eravamo messi molto bene. È una giusta osservazione. Però noi crediamo nel progetto e quindi contiamo che ci si arrivi. Magari non subito, non a tutto, ma abbiamo fiducia. Grazie. Grazie Maurizio. Matteo, c'è qualcosa anche tu? Sì, molto velocemente, confermo qualcosa che mi parlo, mi fa piacere che siete venuti qui, così avremo la possibilità poi dopo fuori di far vedere un po' cosa facciamo, e do un piacere anche di vedere i due americani, sì. Di grande piacere, il giocatore Max lo conosciamo fortissimo, a te sono sicuro che conosceremo quest'anno. Genesi lo conosce. Genesi. We know you, I'm sure that it will be a very good job. Sì. Quindi ci fa piacere che la squadra sia una squadra che adesso assume visibilità anche fuori Europa. Quindi ci fa piacere anche di avere oggi qui loro. Tra l'altro è bello fare qui questa presentazione perché venire sempre là non ci faceva sentire così vicini. Farlo qua è diverso. Almeno loro capiscono chi siamo, cosa facciamo. Questo è importante. Bene. Tra l'altro, facendo tante conferenze con tanti partner diversi, si conoscono anche un po' le attività di chi sta vicino alla squadra, che è una cosa importante, e che anche i ragazzi cominciano davvero anno dopo anno a consolidare. Marco, non so se volete aggiungere qualcosa. No, diciamo che non ho tanto da aggiungere, se non confermare quanto hanno già detto loro, e io sono contento. Mi spiace non avere la bandiera americana fuori, ecco, la prossima volta ci attrezzeremo. USA flag not exist in our exposition. Next time. La prossima volta andremo con la bandiera stessa. Esatto. E niente, insomma, facciamo tutti gli sforzi, chi in azienda, chi sul campo, e penso che sia importante. Bene. Grazie, nella stessa direzione. Esatto. Grazie.
domande. Sì, una rapidissima, la famiglia Tironi, insomma, è sempre bello vedere la differenza, perché siete un po' contenti di questa parte, cioè non pensate solo esclusivamente a un miro intorno, diciamo, di visibilità, ma appunto questi da tanti anni sulla maglia e siete proprio inquadrati come amici del volley e amici del volley moda. Noi l'abbiamo già detto, non abbiamo un ritorno particolare da questa sponsorizzazione, se non che siamo conosciuti da quelli che sono gli altri tifosi e speriamo che loro capiscano che essendo noi amici di loro possiamo essere amici anche degli altri sponsor, degli altri fans, dei tifosi, siamo amici di Modena, quindi è questo che ci piace, oltre che la palla noi. Vorremmo che venissero tutti a lavorare da noi. Passiamo alla parte anche sportiva, insomma, con Max. Max che è arrivato la settimana scorsa, mercoledì. On Wednesday forse. Ha finito domenica e martedì era qua. Quindi un po' provato. È arrivato Max il terzo posto in Supercoppa, avete detto che ci sono anche il coach e gli altri compagni, avete detto che ci saranno degli automatismi da trovare. Cosa ti porti a casa dalla due giorni di Civitanova? Eravamo lì contro Civitanova, sono forte quella partita, ma noi siamo già in quel livello, secondo me manca ovviamente un po' di tempo insieme, ma per quello stiamo mollando, quello arriva. Giusto? Sì, come stai Max? Insomma, sei tornato dopo un viaggio lungo, hai giocato poi alla fine dell'estate, come ti senti fisicamente? Ah, sono arrivato un po' stanco sinceramente, ma ora mi sono ripreso, sto bene. Quando ci vuole secondo te per vedere appunto la squadra più o meno a un livello ottimale? Siete molti nuovi? Non lo so, dai, stiamo già lavorando bene, secondo me il lavoro che facciamo con Rado, con Stoicer è tanto lavoro, ma è il lavoro giusto, quindi ci vuole quel lavoro all'inizio, lavorare tanto, abbiamo tanti nuovi giocatori e stiamo lavorando, basta. Come va la tua intesa con Bruno, anche se sei arrivato da poco? Abbiamo già un feeling, diciamo, positivo. Beh, lui è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore calciatore del mondo. Scusa. I said Bruno's one of the best centers in the world, not the for now. Per me è molto più facile quando c'è una così forte, c'è la palla, sai dove arriva ogni volta, preciso. E come ho detto prima, ci vuole un po' di lavoro e basta. Una cosa che ti chiedo anch'io è presto, ma rispetto all'anno scorso, con te è una squadra più forte, con Modena o più o meno i livelli sono l'anno scorso? Secondo me siamo più forti. Già, e sicuramente abbiamo più. Come si dice? Alternative. Immagini invece di me. Sì, esatto. Ogni ruolo abbiamo giocatori fortissimi, quindi ci vuole un po' di tempo insieme, come ho detto prima. Andrei su Jennings, oggi abbiamo un traduttore di sezione perché Max oggi si dimetterà anche nella traduzione. Jennings, sei a Modena dal 14 di agosto, sono due mesi. Due mesi che sei a Modena, in questi due mesi che cosa ti piace di Modena, come ti trovi con il gruppo, come ti trovi in questa città? Oh, already, sorry, my voice, but I love the city already. That was a big reason for wanting to come play in Italy, was the history, and just walking around I could already feel
the culture, and the team is great, already feels like a family. That's a huge plus, being so far away from home. Just having the guys and the staff there for me already. And then even the people here in Modena, the love that they have for the team, I felt right away at the presentation and at practices. So already I love it here. I love everything about Modena. Ho già innamorato della città di Modena. Come città voleva già venire qui in Italia perché sapevo che c'è la storia non solo di pallavolo di Modena, ma la storia della città. Il gruppo sente già come famiglia, quello importante. Poi ho detto che anche i tifosi qua sono molto caldi. Anche loro è bello, tipo ho detto l'altro giorno che non ho mai visto quanti tifosi che abbiamo solo per l'allenamento, anche quello bellissimo. Ciao, quindi ti chiedo, Giannis, come stai e quando ti vedremo in campo? Insomma, Rado ci ha detto del tuo problema, per ora fisicamente come stai e quando pensi di poter avere 100%? I just started playing a few days ago again. But we're going piano with everything, because a month ago I tried to play again and the pain got worse, so we're being careful with everything. A few weeks. Vi conoscevate già voi due? No. Ho avuto anche la fortuna di conoscere giocare con Maschi, una delle bandiere insomma, della nazionale americana. I think of course there's big name players on the team, but that definitely played part. I was excited to get to know Max. I grew up watching him on our national team, you know, watching Bruno set in the Olympics, watching Irvin play and others. So yeah, it was exciting to be able to come play with the best players and see how I could compete. Giannis, che differenze ci sono tra la pallavolo che hai visto nel campionato italiano, quella che hai visto nella Supercoppa e negli allenamenti, e quella a cui tu eri abituato Already the level of play is higher. Just the experience you have, guys playing, you know, numerous years for money, it's their job. But yeah, mainly it's the speed of the game and the passion. Some guys in college might not be 100% into everything because they're there to go to school and play, but you had only a few people that wanted to continue and make this their career, so it's nice to be around people who share that same drive, passion to just want to be the best and play at the top level and win. Good luck. Well, that's okay. Our college, c'è anche la scuola, quindi qui è diverso, sicuramente il livello è più alto, ci sono giocatori più forti fisicamente, la velocità del gioco è molto più veloce qui, e però lì in college c'è anche la scuola, magari non tutti vogliono fare giocare pallavolo dopo il college, quindi sono lì per studiare, qui invece è il nostro lavoro, quindi c'è pallavolo, sono pallavolo. Okay. Facciamo una foto di gruppo, okay, caro maestro, di cerimonia. Avanti, allora.